Popolari con Emiliano, naturale espressione in chiave elezioni di Puglia Popolare guidata dal senatore Cassano in Puglia, nella città bimaria Taranto schiera Milena Cinto e Massimiliano Stellato. Nel primo caso una esperienza vissuta in prima persona con la propria famiglia per una buona sanità e contro l'inquinamento, nel secondo caso un navigato politico di Terra Ionica che ha ricoperto diversi ruoli. Vivo al quartiere Tamburi. Sono nata lì e quindi conosco realmente le condizioni di vita che tante e tante famiglie vivono, per quanto riguarda sia l'inquinamento, sia il problema della salute, sia il problema del lavoro, sia il problema del commercio. Il nostro quartiere sta precipitando sempre di più. Tante promesse sono state fatte ai tarantini, non sente anche un po' il peso di candidarsi perché poi questi suoi amici tarantini e conterranei le chiederanno conto? Ecco, come si pone rispetto a questo aspetto? Certo, è una grande responsabilità. Io mi sento in grado di dover lottare, di battere i pugni per far capire quali siano le priorità per questa terra. La possibilità di aver nelle istituzioni chi conosce i livelli istituzionali dal quartiere al comune alla provincia per me è un valore essenziale all'interno della compagine che ci accingiamo ad avvicinare con questa campagna elettorale. Chiedere rispetto per la città, chiedere rispetto per la Terra Ionica è per me uno dei principali motivi per cui ho accettato questa sfida. L'ho accettata con Michele Emiliano, l'accetto in una lista civica, moderata, centrista, con espressione cristiana, è importante sottolinearlo, e affinché la Terra Ionica non sia più Cenerentola della Puglia, ma diventi finalmente protagonista.